L'intervento del progetto Primo si è sviluppato lungo tre linee d'azione: l'individuazione e l'accompagnamento degli studenti a rischio di esclusione, la ricerca di alleanze educative tra sistemi, scuola impresa, scuola terzo settore, e la progettazione e realizzazione di percorsi per la perseveranza e la riuscita scolastica, basati sull'orientamento e la formazione. Primo ha perseguito un approccio multidimensionale reso possibile dalla partnership multisettoriale che ha raccolto istituzioni ed enti nel settore istruzione, formazione e politiche sociali, oltre alla cooperazione transfrontaliera attraverso scambi di prassi e formazione congiunta di insegnanti e formatori. Sta in questo l'innovazione introdotta da Primo, nella messa a punto di un sistema multi-istituzionale di prevenzione del fallimento scolastico. I principali fruitori del progetto Primo, gli studenti, hanno accolto con favore questa iniziativa della Soprintendenza Scolastica della Valle d'Aosta. Tutti sono concordi nel confermare la validità di Primo e l'importanza che la partecipazione a questo progetto avrà per il loro percorso di vita. L'aver partecipato al progetto ha portato numerosi vantaggi nella nostra scuola e anzitutto credo sia stato il momento per riflettere su che cos'è l'orientamento, perché di fatto da tanti anni comunque si lavorava nella nostra scuola in questo ambito, come anche rispetto alla dispersione scolastica. Però è stato utile fermarsi per cercare di dare un'organicità a quanto già avevamo messo in atto negli anni precedenti. Quindi riflettere su quello che facevamo, mettere ordine, fare delle scelte. E poi sicuramente, poiché gli assi sono stati numerosi e le attività anche, abbiamo dovuto mobilitare molte risorse per poter stare dietro a tutto. E quindi di fatto molti docenti, sia giovani sia con più anni di esperienza, hanno potuto collaborare a questa attività. E credo che in futuro, diciamo come seguito, noi continueremo le attività che abbiamo già cominciato e cercando ancora di approfondire le aree su cui siamo ancora un po' più fragili. Grazie anche alla collaborazione con le scuole francesi, con cui abbiamo costruito un confronto, un dialogo, un confronto soprattutto sulle buone prassi. Abbiamo cercato di approfondire, di migliorare il dialogo con le famiglie, abbiamo cercato di implementare degli strumenti che ci permettessero di sostenere questo dialogo, abbiamo cercato di coinvolgere le famiglie responsabilizzandole e cercando di sottolineare il ruolo importante che hanno le famiglie nel supporto alla scelta di questi ragazzi, sia adesso che scelgono la scuola secondaria di secondo grado, sia anche come costruzione del loro progetto di vita. Due risultati molto concreti del progetto Primo sono la piattaforma per l'analisi del rischio di espulsione scolastica mediante questionari proposti agli studenti attraverso il software Sorprendo, al quale i ragazzi possono accedere previa registrazione. Il software Sorprendo è un software creato dal Centro Studi Pluriversum ed è un software che anche qui, sulla base di un questionario che i ragazzi vanno a compilare relativamente ai loro interessi, alle loro aspettative, permette loro di comprendere in qualche modo sia qual è il mondo del lavoro e sia anche quelle che sono le attività lavorative che la tipologia di studi che loro vanno a fare può in qualche modo indirizzarsi a loro. Ha consentito ad alcuni ragazzi di capire intanto che c'erano altri lavori, altre professioni diverse da quelle che loro pensavano di fare, e poi mi è anche piaciuto perché alcuni ragazzi hanno capito che il lavoro che volevano fare non era esattamente così come lo pensavano. Mi viene in mente un ragazzo che voleva fare il programmatore di videogiochi, perché gli piacevano i videogiochi, e poi ha scoperto che intanto bisognava sapere l'inglese e quindi bisognava studiare inglese. Inoltre che bisognava saper lavorare in squadra e saper lavorare sotto pressione, cose che assolutamente lui non si aspettava. Altro risultato concreto è la nascita del portale Primo, nel quale sono raccolti tutti i prodotti realizzati,
dalle buone pratiche relative all'orientamento, all'alternanza scuola-lavoro, alla lotta alla dispersione scolastica. Il portale Primo è stato concepito in una logica di facilità di utilizzo. Chiunque, chi si occupa di orientamento, di attività relative al successo formativo, deve poter accedere al portale e trovare con semplicità e immediatamente ciò che cerca. È per questo motivo che il portale è diviso in due aree sostanzialmente. Un'area di contenuti che contengono appunto file, video, documenti relativi alla progettazione dell'orientamento, degli stage, delle attività, delle arti performative. È un'area di servizi che rendono più facilmente utilizzabile il portale e consentono anche l'accesso a altre aree, altri portali che integrano i servizi di Primo insieme ad altri che ovviamente saranno ospitati su altri siti. Il portale Primo ha lo scopo di garantire continuità a ciò che è stato fatto in questi tre anni. Proseguirà in futuro grazie all'impegno degli insegnanti che hanno dato vita a Primo in questi anni e che continueranno a trasmetterlo ai colleghi nel futuro. Non vuole essere solo un archivio di dati, qualcosa che ricorda il passato, ma che vuole essere un elemento di continuità anche per il presente e per il futuro, soprattutto per garantire il successo scolastico e le linee fondamentali dell'orientamento, che deve essere un lavoro che non solo i giovani, i ragazzi, ma anche gli insegnanti proseguono nella loro quotidianità. La cosa che mi è piaciuta di più del progetto Primo è stata la gita che abbiamo fatto con i cannoni di innevamento alla Cerrino SPA, dove ci hanno raccontato come funziona un cannone e tutti i problemi economici e dell'ambiente che fa un cannone. Questo progetto mi sarà utile nella vita perché io sono uno sciatore dello sci alpino e l'innevamento è molto importante per tutta la società delle Alpi. Tutti noi compagni di classe abbiamo fatto una presentazione dove ognuno spiegava il suo sport e mi sarà utile per il futuro perché abbiamo imparato a conoscere ognuno lo sport degli altri e per me singolarmente è stato utile perché se in futuro vorrò iniziare uno di questi sport lo conoscerò già. Del progetto Primo mi è piaciuto l'attività che abbiamo fatto in classe di un video sulle Olimpiadi di Città del Messico dove due atleti neri hanno vinto, hanno preso il primo posto e questa attività mi è stata utile perché ho imparato a fare dei video. E ci hanno fatto cantare perché abbiamo fatto appunto rap e quindi è stato comunque molto divertente e ho occupato, diciamo, i miei pomeriggi. Mi auguro che in futuro questo progetto o le attività di questo progetto possano essere riprese con altri partenariati, anche con scuole italiane e scuole di altri stati europei o extraeuropei, perché ritengo che scambiarci su le attività e l'innovazione su questi temi sia fondamentale.